buongiorno, buongiorno a tutti voi amici di Tele One, bentrovati con 16 Goal Inside, il settimanale di riepilogo del calcio siciliano, delle squadre professioniste, quindi parliamo quest'oggi di Palermo, Catania e Messina. Cosa c'è da dire sull'ultimo weekend, su questa domenica? Insomma, è stata definita in tanti modi, il termine che ci sembra più corretto probabilmente è catastrofico, perché sono arrivate tre sconfitte per Palermo, Catania e Messina, molto molto pesanti, più quella del Palermo che le altre, però insomma tutte hanno una grandissima importanza. E parliamo proprio dalla Serie B, partiamo con il campionato cadetto, con i rosanero che sono stati sconfitti al Renzo Barbera dal Cittadella. Gol di Pandolfi che è arrivato al 97esimo minuto, dunque la più brutta delle sorprese possibili per la squadra di Eugenio Corini, che, cosa più importante, ha lasciato il Renzo Barbera subissata, sommersa da una valanga di fischi. Il pubblico contesta il Palermo non tanto dal punto di vista dei risultati, perché la classifica che vedremo fra un po' indica che i rosanero sono al terzo posto, quanto per il gioco. In questo mini filotto di partite interne il Palermo avrebbe dovuto assolutamente conquistare molti più punti e accorciare dal primo posto del Parma, però alla fine sono arrivate ben tre sconfitte. Ricordiamo che con il Lecco, con lo Spezia è arrivato un punto molto in soffrendo molto, il riferimento è a quello con lo Spezia. Poi è arrivato questo successo con il Brescia, c'era stata anche la sconfitta con la Samp, ora quest'altra sconfitta con il Cittadella. Dunque si capisce bene che il Palermo ha sfruttato nel peggiore dei modi possibili questo mini ciclo di gare che lo hanno portato fino alla pausa. La prossima sarà con la Ternana e non si ha intenzione, almeno questa è l'indiscrezione che circola dalla giornata di ieri, dopo che è scoppiata la contestazione al Renzo Barbera, non si ha l'intenzione, questa sarebbe appunto l'intenzione della società, di cambiare la guida tecnica. Quindi Eugenio Corini al momento rimane al proprio posto. Vedete in grafica quello che è successo proprio alla fine del match fra Palermo e Cittadella, con una serie di tifosi che insomma ha fatto sentire la propria voce all'interno, fino all'interno dei cancelli del Renzo Barbera. Poi si è formato questo cordone di polizia che ha evitato che appunto i tifosi entrassero all'interno della struttura. Questo è ovviamente una immagine che arriva proprio dalla tribuna, è stata scattata dalla tribuna centrale. Dal punto di vista del gioco è un dato quello che dobbiamo mettere in evidenza per capire la situazione particolare del Palermo, ed è quello riguardante i tiri. Se andiamo a guardare nelle statistiche il numero dei tiri nello specchio della porta, quello che corrisponde al Palermo è uguale a zero. C'è stata soltanto una grande chance alla fine del primo tempo con Koulibaly, che di testa ha però spedito la palla oltre la traversa del Cittadella, e poi il nulla più assoluto. Infatti sono iniziati a piovere i fischi nel secondo tempo, ovviamente responsabilità del tecnico, ha ammesso le proprie responsabilità Corini, responsabilità anche della squadra probabilmente, che è apparsa davvero stanca, scarica anche dal punto di vista fisico. Quindi saranno tante le cose da discutere nell'entourage del City Group. Allora, tifosi infuriati, lo abbiamo detto, abbiamo raccolto ai microfoni di Roberto Pedivellano proprio l'umore della tifoseria rosanero. Andiamo ad ascoltare questi pensieri. Indegna, non inguardabile, è un'offesa ai tifosi rosanero. Se lui veramente dice che ama questi colori, deve andare via urgentemente. Ti devi mettere da parte, dalla prima giornata, quando non ti sei fidato a portare tre punti col Bari, se c'era la buonanima di Zamparini, neanche ti faceva salire in aereo con la squadra. Non sei scarso, punto. Zero tiri in porta, si sono meritati di vincere. Comunque, se hai dignità, vattene via. Vattene via e lascia un ricordo per come lo hai lasciato da calciatore.
poi se vuoi bene i soldi, se vuoi bene i soldi e sei un mercenario pure tu, continui. Non c'è gioco, non c'è spettacolo, non c'è niente. Ci siamo vergognati oggi. Vergognosa, bruttissima, sono quattro indegni. Se ne devono andare in via Ruggero 7 ma a passeggiare. Una partita a dir poco vergognosa, figlia delle ultime prestazioni del Palermo in casa. L'unica cosa buona è avere gridato alla fine Corini vattene via, perché non se ne può più. La fotocopia di quella col Brescia, per intenderci. Là abbiamo avuto la fortuna così come l'avevamo avuta in altre circostanze. Adesso la fortuna è venuta meno e i guai vengono a galla. Ma colpa dell'allenatore. L'allenatore non ha l'esperienza, secondo me, adatta per una piazza come questa. Però la società avrebbe dovuto proteggerlo di più e non esporlo a questa figuraccia, perché poi ognuno fa quello che può, insomma il povero Corini fa quello che può, ma forse non è all'altezza. Ma però neanche, non è neanche bello una bandiera rosanero come Corini portato così in piazza, non protetto dalla società. Uno secondo me come lui meriterebbe rispetto, ma meriterebbe anche di essere sostituito allo stesso modo. Vergogna, soltanto vergogna, è una vergogna. Corini deve andare via, non abbiamo né gioco e nessuna rappresentanza calcistica che meritiamo una città come Palermo. È veramente ridicolo tenere questa squadra. No, brutta, non si sa gioco. A noi non importa se vinciamo o perdiamo, noi vogliamo vedere uno spettacolo. Paghiamo un biglietto per vedere uno spettacolo. E questo è veramente è allucinante vedere Pignacelli che giostra il gioco da dietro. È una cosa vergognosa, impossibile. Mi spiace. Allora, partita dunque che ha fatto arrabbiare non poco la tifoseria del Palermo. Alla fine del match ha parlato, lo dicevamo, Eugenio Corini. Possiamo andare a rivedere, a rileggere quello che ha detto il tecnico del Palermo. Potevamo provarci, ma noi alla fine troppo confusionari. Quindi questa è una ammissione. State leggendo il titolo di teleone.it. Abbiamo un'altra grafica, eccola qui. È ancora un tonfo, insomma, per i rosanero. Corini ha detto non tutti stavano bene, la percezione era che potevamo provarci, ma insomma non siamo stati più pericolosi. Prendiamo atto e ci prendiamo le responsabilità. Corini fa anche un punto su quello che è insomma il mese, l'ultimo mese passato dai rosanero, un mese negativo, nonostante ci troviamo in una ottima posizione, vediamo da un periodo negativo, non volevamo avere questo trend. E allora dicevamo delle indiscrezioni che riguardano proprio la panchina. Teoricamente non ci sono novità per quanto riguarda voci sui tecnici che potrebbero prendere il posto di Corini eventualmente in caso di un esonero o di dimissioni, ma insomma queste sono ipotesi assolutamente lontane. Però insomma vociferava una possibilità di interesse del Palermo per il tecnico D'Angelo. Sono voci che non sono state confermate, però sicuramente se la decisione si deve prendere non si prenderà immediatamente. E allora dicevamo di questa classifica, andiamo a vederla. Il rammarico ovviamente aumenta ancora di più se si guarda la situazione in vetta, dove c'è il Parma che proprio contro il Lecco ha perso. Dunque occasione che il Parma ha perso in trasferta, la partita è finita 3-2, ma soprattutto occasione per il Palermo. Insomma, non è difficile fare due calcoli e andare a certificare che il Palermo, anche con 3 punti in più o 4 punti in più, si sarebbe trovato in una situazione molto molto più vantaggiosa. E con tutte queste partite interne, 4 nelle ultime 5, ovviamente era una possibilità non tanto remota. Quindi occasionissima persa
dal Palermo. Avete visto la classifica, ci spostiamo al campionato di Serie C, anche questa è stata una domenica abbastanza negativa dal punto di vista dei risultati. Devastante era successo anche qualche settimana fa con le tre sconfitte di tutte le siciliane, si è ripetuto ancora una volta nell'ultimo weekend. Andiamoci a vedere il servizio che riguarda Catania e Messina e facciamo il punto. Ancora un weekend negativo per le siciliane di C. Il Messina piange ancora, pesante KO quello rimediato ieri dai giallorossi, che davanti ai propri tifosi hanno ottenuto la quarta sconfitta nelle ultime 5 gare. Si tratta della terza consecutiva in casa. Crisi dei peloritani sia per ciò che riguarda i risultati ma soprattutto per le prestazioni. Il Latina passa 3 volte approfittando anche del cartellino rosso di Frisenna nella parte finale del primo tempo. Abbiamo smarrito tutto, ha detto alla fine il tecnico del Messina Giacomo Modica. Analizzando la partita, quella che stiamo subendo, ha proseguito l'allenatore, è una involuzione molto brutta. Questa squadra ha perso un filo conduttore che si chiamava gioco. Non ti puoi distrarre, sbagliare niente. Nei primi 20 minuti siamo stati in partita, sapevamo di dover affrontare delle ripartenze. Il tecnico ha concluso sottolineando di aspettarsi una reazione immediata della squadra. E la situazione non migliora nemmeno in casa Catania. Gli etnei impegnati sul campo dell'audace Cerignola hanno rimediato ancora una sconfitta. In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico, per il quale mancherebbero gli ultimi dettagli, gli etnei sono caduti per effetto del gol realizzato al quarto d'ora del secondo tempo da Malcore. Azione di contropiede dei padroni di casa dopo una palla persa da Sarao a centrocampo e triangolazione fa D'Andrea e l'attaccante di casa che ha superato Betters con un perfetto tiro ad incrociare sul secondo palo. A nulla ha portato la reazione del Catania prima del triplice fischio, nonostante qualche ottima occasione da rete. E allora, per quanto riguarda il Catania, la società naturalmente sta lavorando per riportare dopo Luca Tabbiani un tecnico, insomma, sicuramente più esperto in panchina, per cercare di ritrovare la verve, i risultati, la grinta, il morale, per riportare in alto il Catania che al momento è fuori dalla zona playoff e molto probabilmente entro questa settimana si potrebbe avere qualche novità concreta per il Catania. Messina che sta male, lo stesso Modica lo ha detto in conferenza stampa, lo avete sentito, è una situazione particolarmente difficile per i peloritani che avevano invece iniziato il campionato con qualche risultato che dava molto più fiducia all'ambiente, ma insomma nelle ultime settimane la situazione è sembrata precipitare, oltre che dal punto di vista dei risultati anche del gioco. E allora noi concludiamo questa edizione di 16 gol inside con il nostro social box, andiamo ad ascoltare una telecronaca abbastanza particolare, si tratta di un montaggio ovviamente, c'è ancora una volta Fabio Caressa che ci racconta una bellissima Italia-Germania, ci ricorda qualcosa di veramente importante del 2006, insomma qui avete capito tutto, però insomma Caressa ce la racconta non proprio in italiano, ma utilizza il dialetto. Ascoltatelo, vi ricordo che il nostro Goal Inside è anche sui social, potete mandarci anche i vostri video all'indirizzo email teleoneweb@gmail.com. A voi tutti, grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto qui su Teleone. E verso il centro mette fuori Cannavar, Cannavar, per poter avere contorno, ti mette il pallone a Gilardin, Gilardin potrebbe tenere vicino alla bandierina, Gilardin per del piede, go! Go! Alex del Piede! Alex del Piede! Andiamo a Foggia, andiamo a prenderci l'acqua!